Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la 12ª giornata della Serie B-Win, la sempre più sorprendente capolista Novara riceve sul terreno in sintetico dello stadio Silvio Piola l'Albino Leffe di mister Mondonico. I piemontesi di Tesseri in casa sono ancora a punteggio pieno, 5 partite, 5 vittorie e in assoluto sono reduci da 4 successi consecutivi. I seriani invece hanno finora conquistato solo 2 punti in trasferta. Entrambe le squadre in settimana hanno passato il turno in Coppa Italia. L'Albino Leffe ha vinto a Crotone, mentre il Novara ha eliminato addirittura il Cesena in trasferta. Settimo minuto, prima occasione per i padroni di casa, colpo di testa a lato da parte di Lisuzzo, il difensore centrale, poi torna velocemente nelle retrovie la risposta dell'Albino Leffe, angolo di Regonesi, la palla si impenna e Temai la difende in girata, manda fuori non di molto ancora la squadra di Mondonico, colpo di testa fuori di poco da parte di Momente, comunque con Uicani sulla traiettoria, si incura in area Gonzalez, Bertani affrontato così da Previtali, non concede il rigore l'arbitro Giacomelli di Trieste, sul pallone il capitano Seriano, anche se l'intervento a forbice è molto pericoloso, angolo per il Novara, tenta la deviazione di tacco, Rigoni dopo il colpo di testa di Lisuzzo, occasionissima sotto misura per i padroni di casa, Porcari in verticale, il grande aggancio di Bertani e poi la parata da parte di Luoni, lascia correre ancora Giacomelli, ma qui l'errore dell'arbitro triestino è solare, il colpo di testa di Luoni, il tiro parato nettamente col braccio largo da parte del difensore dell'Albino Leffe, ci prova Foglio, la gran parata di Uicani in calcio d'angolo, il portiere di passaporto albanese vuole rimanere imbattuto per la quarta partita consecutiva, recupero del primo tempo, ancora un abbraccio tra Luoni e Bertani, tutt'altro che amichevole, altro episodio sospetto nell'area dell'Albino Leffe, Giacomelli non in grande pomeriggio, da il via al secondo tempo Ludi per Gemiti, ha spazio sulla sinistra e all'esterno del Novara, il cross respinge Bergamelli, arriva Motta e c'è il vantaggio del Novara, destro a fila di palo da parte di Simone Motta che sale a quota 4 gol in questa Serie B Win, nulla da fare per Tomasic, destro ficcante, veramente precisissimo, insiste la capolista, ancora Motta, sinistro che sibila di pochissimo a lato, momento difficile per l'Albino Leffe, Morganella per Gonzalez, stop a seguire, palla sul sinistro e raddoppio della squadra di casa con il postino di Tandil, Gonzalez 9 gol in campionato per lui, un'altra perla, rete bellissima, esulta il pubblico del Piola, colpito l'Albino Leffe, prova a rispondere, il colpo di testa di Momente, il migliore dei suoi in qualche maniera, Uicani mette in calcio d'angolo, ancora Momente in contatto con Uicani, ora è l'Albino Leffe a protestare, rivediamo, il giocatore dell'Albino Leffe tocca e ci potrebbe stare il rigore per la squadra di Mondonico nel finale, 41esimo, il contropiede del Novara, il tiro di Bertani, la parata di Tomasic e Gonzalez va a bersaglio con la sua doppietta personale, capocannoniere a quota 10 gol della Serie B Win insieme al Patavino Succi, l'Albino Leffe vuole almeno il gol della bandiera, Torri sinistro, gran parata in angolo di Uicani, finisce qui Novara Albino Leffe 3-0, la squadra di Tessera ha più 6 sul Siena che deve giocare lunedì a Sassuolo.